sono stato su dei campi senza un padre. Se non ci sei, questa passione ha più di un secolo. Mio padre e figlio si chiamano in gradinata, con lo stadio che si fiamma, con la palla che vengono. Questa canzone è nata su una curva. Dimmi, sai qui come mi sento quando vedo la Casertana al quinto? Gioie immense, forti emozioni, siamo sempre tutti insieme su quei gradroni. Orgoglioso, sempre qui presente, la mia fede per la mia gente. La mia curva canta di passioni, glorie antiche e nuove emozioni. Se tu c'è, ti parla adesso che sa vincere. Direi che la mia dosi è facile, ma non mi scordo che in passato sono stato su dei campi senza un prato. Se tu c'è, questa passione a cui c'è sempre, che padre e figlio si tramandano in gradinata, nel stadio che si fiamma con la palla che vede. Sono stato su dei campi senza un prato. Semplice, questa passione ha più di un secolo, che padre e figlio si tramandano in gradinata, con lo stadio che si infiamma, con la palla che ben rete. Grazie e benvenuti. Buonasera. Buonasera anche da parte mia. Grazie per essere qui questa sera. Questa non è una vera e propria festa, perché veniamo da mesi difficili. Quindi siamo qui perché vogliamo ripartire rabbiosamente, vogliamo ripartire dalla nostra Caserta che vediamo qui sotto. Da noi casertani ce ne sono tanti qui, anche illustri, quindi e ringraziamo loro per essere qui. E quindi non dimentichiamo dove eravamo, non dimentichiamo dove siamo, ma prendiamo il giusto slancio per ripartire. Trasformiamo la rabbia in energia positiva, Peppe. Sì, perché siamo sempre la Casertana, non importa la categoria, come cantano i ragazzi. Noi siamo casertani, non abbiamo categoria. Quindi oggi chiameremo sul palco tutti coloro che lavorano per la Casertana, non solo quelli che indossano la maglia rosso-blu. Ci sono tante persone che ruotano attorno a questo mondo. E poi in chiusura sicuramente il presidente avrà una sorpresa per noi, perché ci ha abituato a chiudere le serate con qualche buona notizia, quindi sicuramente c'è da aspettare fino all'ultimo istante. Chiameremo, come abbiamo detto, tutti coloro che fanno parte di questa grande famiglia, e in questa grande famiglia si è aggiunto un volto notissimo di questa città, Massimo Vecchione, che è il nuovo responsabile marketing della Casertana e che accogliamo con un grande applauso. Ciao Massimo, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti, inutile dirvi che io sono emozionatissimo e onoratissimo di poter lavorare per la squadra della mia città, della nostra città, e insomma aiutatemi un po' voi, che anche se questo è il mio mestiere, io non parlo mai, cantano gli altri, parlano gli altri. È già al lavoro da qualche giorno, già si sta presentando ovunque, sta bussando alla porta di tanti di voi, molti sono anche in collegamento, ci stanno seguendo in diretta sulla nostra pagina Facebook. Mi diceva Massimo, molte volte i sentimenti non possono avere le giuste parole. Ebbene, abbiamo affidato le parole giuste a un video. Ringraziamo la Factory, che i ragazzi sono qui. La squadra che lavora con me, per me, in questa avventura che mi affiancherà, sono dei professionisti. E facciamo quello che sappiamo fare meglio e quello che dobbiamo fare. Comunicare, dare delle emozioni. E quindi io lascio tutto quello che vorrei dire io al lavoro che abbiamo fatto con questo video. E vi invito a vederlo. Insomma, emozionarvi con noi, grazie. Ok.
Casertana e Caserta. Ripartiamo da qui. Come dicevo, sono stati mesi molto difficili, tanto difficili, e sappiamo che anche chi ha deciso di non essere qui lo sta facendo con grande sofferenza. Quindi questa maglia è amata da tutti noi, ognuno ha un amore che non può essere discusso, quindi voltiamo pagina e ripartiamo, perché meritiamo tanto e tanto di più. Massimo, tu sei al lavoro? Io sono al lavoro. Già qualcuno ha risposto presente al tuo appello. Voglio ringraziare chi ha già risposto presente, anche se non abbiamo ancora potuto ufficializzare. E abbiamo, oltre a lo sponsor tecnico, abbiamo Surgelit, abbiamo la famiglia Luserta che ha risposto presente, la famiglia Presutto con Irtet, Industrie Chimiche Rea, Landolfi e Traettino, la famiglia Catruano con A1 Expo, la famiglia Proto con PPG, Soweline con la famiglia Pozza, e ristorante Dogana Golosa e Barbecue, che ci accompagneranno per ora, perché questo è soltanto l'inizio in questa nuova stagione. Io ho avuto l'onore di essere qui grazie al presidente D'Agostino, con cui ho parlato e mi sono subito innamorato, proprio come quelli che stanno urlando lì, insomma, dove ci sono anche molti miei amici. Io credo nella Casertana, credo nel presidente D'Agostino, credo in questo progetto, e la rinascita parte da qui, che per me è un luogo fortunato e lo sarà anche per la Casertana. Grazie. Massimo, ti ringraziamo, poi ci sarà occasione per stare insieme tutti quanti sul palco. Grazie. Ciao ragazzi, ciao. Grazie Massimo. Grazie. Quindi ho capito, Peppe, abbiamo tanta acqua che bolle in pentola e noi non vediamo l'ora. Anche se il mister Maiuri ci ha detto di far presto, perché i ragazzi domenica devono scendere in campo. Però noi partiamo, e partiamo come al solito dal nostro settore giovanile, perché vi presentiamo ogni anno i volti del nostro settore giovanile. Quindi l'allenatore dell'Under 15, Raffaele Falco, chiamiamo a salire sul palco e accomodarsi, a prendersi gli applausi. Allenatore Under 17, Orlando Ceglia. L'allenatore della Juniores, Simone Battistelli. Preparatore tecnico individuale, Massimo Denisi. E ci sono poi i ragazzi in platea della nostro settore giovanile, che non si ferma però solamente al settore maschile, Enzo. Infatti adesso passiamo al rosso-blu che si tinge di rosa, la Casertana Football Calcio Femminile. Under 12, allenatore Clemente Ventrone, dirigente accompagnatore Gennaro Di Fuccia. Prego, vi invitiamo a raggiungerci qui sul palco con l'applauso di sottofondo che fa a tutti quanti noi molto piacere. Under 15, allenatore Alessandro Amoroso, collaboratore Angelo Amoroso e dirigente accompagnatore Vittorio Pipola. Alessandro Amoroso, che è anche il responsabile del settore femminile e che ha una spina nel fianco. Grazie mister. E adesso diamo i giusti riflettori ai nostri ragazzi, che domenica scorsa si sono fatti valere, ricordiamo, 9 giorni di allenamento. Non sono mai stati un alibi per noi. Abbiamo lavorato in maniera intensa per partire e recuperare il tempo perso, e loro hanno dato tutto in campo, ribaltando l'iniziale svantaggio. Quindi un grande applauso a loro, che onorano la maglia rosso-blu al di là della categoria, perché questa serata è soprattutto per abbracciare loro, perché noi possiamo fare ciò che vogliamo, però se loro in campo non vincono, noi da qui fuori non ne veniamo, da questa categoria non ne usciamo. Io vedo anche l'avvocato, che quest'anno anche lui ha vinto qualche partita e sorride. Le partite si vincono su più tavoli. Ebbene, chiamiamo e partiamo dal più piccolo, che mi ha detto: perché chiami proprio me? Ebbene, è il portiere classe 2005, sta lavorando in maniera molto assidua con mister Tarallo per recuperare tutto il gap che può avere con i più grandi. Lo chiamiamo a salire sul palco, sì, percorrendo il corridoio centrale. Stiamo parlando di Carmine Viola, il più piccolo del nostro gruppo. Però i più piccoli hanno tanto tanto da dare anche in allenamento. Adesso classe 2002, che arriva dalla Paganese, dove ha già maturato esperienze importanti con la prima squadra. Portiere possente, che ha già messo in mostra le sue qualità e di cui si parla un gran bene, signori, Nicola Bomenzi. È un altro giovane tra i pali, perché in Serie D di giovani di qualità ce ne vogliono tanti. È lui che lo scorso anno era a Foggia, ha imparato qualcosina da Ermanno Fumagalli, che noi conosciamo bene, ha carpito qualche segreto, lo ha portato a Caserta, gli diamo il benvenuto.
e lui Giovanni Sarracino. Alla numero uno sulle spalle, centimetri ed agilità tra i pali. Lo scorso anno Indy si è messo in evidenza come uno dei portieri under più interessanti della categoria. Davide Trapani. Mi ha detto che voleva venire con la mascherina perché non si sentiva bello, eh. Passiamo ai difensori. Qui di giovani ne abbiamo tanti, ci sono tante storie importanti. Arriva dalla Sicilia, prima volta lontanissimo da casa. È un terzino destro classe 2004, un altro dei più piccoli. Spinge tanto, tanto, lo vedrete. Paolo Capitano. È uno dei calciatori che ha sposato in pieno il progetto Casertana. Ha deciso di scendere di categoria per prendere parte a questa sfida in rosso-blu. Centimetri, forza fisica e non solo. Arriva a Caserta dopo 4 stagioni con la maglia del Potenza. Vincenzo Di Somma. Qui ci vuole un po' più di luce, è alto, eh. Ebbene, già la scorsa domenica ha fatto vedere di che pasta è fatto, scusate il gioco di parole. È grosso grosso, però gioca sulla fascia, spinge tanto, nel secondo tempo è venuto fuori e ha creato tante insidie agli avversari. E lui, Niccolò Monti. Difensore centrale cresciuto nel settore giovanile del Gubbio e che arriva in prestito proprio dal club umbro, Gianmarco Roscini. E adesso un altro giovane che si è unito al gruppo del mister la scorsa settimana. I romani hanno tanto carattere da vendere e non a caso il mister l'ha buttato in campo subito, ma Mattia Tufano non ha avuto paura. Sali Mattia. Anche lui ha lasciato la Serie C per vestire la maglia rosso-blu e garantire al rosso-blu la sua qualità e la sua esperienza. Francesco Pambianchi. Lui è il bello, gli facciamo fare un po' più di sfilata perché lui è il bello del gruppo. E adesso qui mi fermo un po' di più perché è tornato a casa. La maglia rosso-blu non l'ha mai tolta di dosso. Lui è il nostro capitano. Tante battaglie con lui. Non sarebbe mai andato via e quindi appena il presidente D'Agostino l'ha chiamato è corso qui perché nel momento del bisogno chi ti vuole bene corre. Pasquale Rainone! Eccolo che arriva, lo aspettiamo. A lui lo attendiamo. Va piano perché non vuole che lo intervistiamo, ma non è un'intervista, è uno scambio così. Di battute. Era così, no? Capitano, vieni qui tra noi, in mezzo alla difesa. Giochiamo a tre, qua no, a quattro, a tre. Pasquale, io ti lascio il microfono perché penso che le tue emozioni siano tante. Sei uno di poche parole, però la parola del capitano ci vuole sempre e poi quella di Pasquale, che è uno di famiglia, sicuramente fa la differenza. Come ogni anno cerchi di mettermi in difficoltà, non ci sta niente da fare. No, per me è soltanto una grande emozione essere qui dopo... Questo è il quinto anno, sesto anno. Non sarei mai andato, come hai detto tu, via, però... Per un anno ho fatto un'esperienza diversa, però al cuore non si comanda, quindi non appena il direttore e il presidente mi hanno chiamato non ci ho pensato due volte e sono venuto subito qui, a casa. Adesso bisogna ripartire, riprenderci ciò che avevamo, anche perché quello che avevamo doveva essere per noi un punto di partenza, quindi capitano adesso è battaglia. Sì, l'abbiamo dimostrato già domenica, nonostante le tante difficoltà, noi ce l'andremo a giocare su ogni campo, anche perché noi siamo, come hai detto tu, la Casertana e ci aspettano e noi venderemo cara la pelle.
Capitano, grazie, se capitano. Me lo consente, una domanda le volevo fare, se me lo consente. Se la sente di fare una promessa qui apertamente, pubblicamente, la promessa deve essere quella lì di aver fatto un passo indietro soltanto per prendere la rincorsa. Ce la sentiamo? Sicuramente ci stiamo mettendo la faccia tutti, come me, anche i miei compagni si stanno mettendo in gioco e sanno che cosa vanno incontro e quali sono i rischi. Ovviamente tutti vogliono batterci, tutti ci faranno la guerra, però noi siamo la Casertana. Noi siamo la Casertana, diciamolo ad alta voce che siamo la Casertana. Grazie capitano. Perché Pasquale ormai è un casertano acquisito, noi lo diciamo perché di nascita abbiamo il sangue rosso-blu, sangue reale, siamo qui nel cortile Ferdinando, questo è il nostro habitat naturale. Ebbene, passiamo ai centrocampisti, ci siamo. Domenica nel secondo tempo ha preso via via sempre più coraggio fino a prendere in mano le redini del gioco. È un giovane di sicuro avvenire, giunto in rosso-blu in prestito dal Cosenza, Raffaele Maresca. È stato uno dei primi colpi della Casertana, lo ricordo in sede un sabato pomeriggio dove a Caserta non c'era nessuno, c'eravamo solo noi perché dovevamo strappare alla concorrenza un talento assoluto per la Serie D, Francesco Chinappi! E poi c'è chi la scorsa domenica stava segnando, stava quasi per segnare, una giocata sul fondo incredibile, personalità da vendere perché entri in campo e non fai la giocata semplice. Speriamo che il gol lo trovi presto, Gabriele Carannante! A proposito, senza sosta, per molti imprendibile, e se il buongiorno si vede dal mattino ne vedremo delle belle. Boacar Sambu, eccolo qui. Beh, c'è qualcuno che è stato il primo a assaggiare la mozzarella del presidente, perché il contratto l'ha firmato e con una storia su Instagram ha svelato che stava per arrivare. Centrocampista di qualità, quantità, lo scorso anno ha vinto il campionato a Messina, adesso speriamo che porti bene anche da queste parti. Raffaele Vacca. Si è unito al gruppo di Mister Maiuri nella giornata di ieri. È un centrocampista con propensione offensiva che può ricoprire anche il ruolo di esterno d'attacco. Cresciuto nel Pescara, Alessio Rossi. È casertano, è cresciuto nel nostro settore giovanile. Ritorna dopo aver maturato esperienze importanti in questo duro campionato. Lo scorso anno ha chiuso la stagione con la maglia del Picerno ed ora torna nella sua città. Antonio Carnevale. E quest'anno il direttore Pasquarello mi ha detto: puntiamo sulla casertanità. E di casertani ce ne sono tanti quest'anno. Ci divertiremo e soprattutto soffriremo tutti quanti allo stesso modo. Poi ci sono i sardi che portano bene a Caserta, no? Mi ricordo un gol al 93, Marco Mancoso, ogni tanto lo sentiamo. Ebbene, adesso tocca un altro sardo, un altro centrocampista che ha vinto a Bari, Serie B a Trapani, Andrea Feola. E poi non chiamiamo sul palco perché non ci sono Bruno Vicente, che da domani sarà col mister, è tornato dal Brasile, quindi 10 giorni di rito per potersi aggregare, e Alessandro Criscuolo, che sarà col gruppo nei prossimi giorni. Li salutiamo, ci stanno seguendo. Saluti a casa, apriamo anche il televoto da qui a qualche istante. Bene, adesso passiamo agli attaccanti, coloro che devono portare a casa gol pesanti lungo il cammino dei falchi. Arriva in prestito dal Catanzaro, con cui si è messo in evidenza negli anni come uno dei talenti più interessanti.
attaccante duttile che darà senza dubbio il suo contributo, Salvatore Cusumano. E di giovani anche lì davanti ne abbiamo tanti. I romani di solito viaggiano a coppia, si dice, no? È arrivato Tufano e lì davanti arriva un esterno giovanissimo, furbo, molto furbo, Gabriel Dottavi. Lotta, corre e battaglia alla ricerca di gol pesanti, anche per lui è la prima vera esperienza nel calcio dei grandi. Con la primavera del Cosenza si è messo in luce fino a conquistare le attenzioni della prima squadra. Rumeno che ha subito sposato la causa rosso-blu, Octavian Nicolao. E adesso colui che lo scorso anno ha realizzato 15 reti in D. C'era un errore, diceva in C, se ne avevo fatti in C giocava a Barcellona, mi ha detto. Non è così, sei a Caserta che la nostra Serie A, con la numero 9 sulle spalle, farà sicuramente meglio di domenica scorsa, Francesco Felleca. Domenica ha trascinato i nostri falchi, un gol rabbioso sul calcio di rigore e un assist prezioso, due giocate che in 4 minuti hanno cambiato il corso della gara. Potenza, fame e astuzia, ce l'abbiamo noi, Vincenzo Liccardi. E poi c'è la numero 10 che pesa tantissimo, lui l'ha presa con semplicità perché alcuni nascono con quel numero cucito sulla pelle, lo chiamano Mohamed per tutti, Eddie Mansur, e ci ha fatto esplodere domenica. Ma quanto ci hai fatto esplodere domenica? Ha mosso i primi passi proprio all'ombra della Reggia, poi tanta strada ha fatto questi campi di Serie D, dove oggi rappresenta una delle assolute certezze. Non molla un centimetro e segna gol pesanti. È l'ultimo arrivato in ordine temporale e potrà scendere in campo dal prossimo 5 ottobre. Ciro Favetta! A volte ritornano. E tornano cresciuti tanto, E questa è tutta la squadra. Io non so se i fotografi si dedicano a questi scatti. Noi ringraziamo Ciro Sant'Angelo, fotografo della Casertana, come ringrazio Tony De Angelis che sta realizzando questa diretta. Ringrazio Maurizio Lombardi che è fondamentale, un supporto fondamentale su tutti i fronti. E ringrazio anche gli altri fotografi, vedo Giuseppe Sorbo, ce ne sono tanti. Grazie a tutti coloro che lavorano per la Casertana, perché senza di loro non potremmo mai arrivare nelle case delle persone. Ebbene, adesso passiamo a parlare di chi lavora per la Casertana, tanti grandi professionisti, e passiamo allo staff medico. Fisioterapisti quest'anno 3, si lavora il triplo. Mario Ottella, Andrea Di Maio. E accolgo con un applauso il ritorno di Antonio Pezzullo. Qua c'è casertanità assoluta nel nostro staff medico, perché si arricchisce del medico sociale Vincenzo Mastroianni e nel responsabile sanitario, che è un'istituzione, il nostro Camillo Agnano. Un lavoro immane quello dello staff medico in questo periodo di pandemia, ne abbiamo passate tante. Lo scorso anno ricorderete quella partita con la Viterbese maledetta, il dottore correva, è anziano ma corre tanto, scherzo dottore, andiamo avanti. Bene, adesso passiamo allo staff tecnico che guida questi ragazzi e che sta lavorando giorno e notte per recuperare il tempo perduto, il match analyst Gennaro Fiorillo. L'allenatore dei portieri Luciano Tarallo, il preparatore atletico Giuseppe Ambrosio, l'allenatore in seconda Felice Scotto, e al loro fianco non può certo mancare il lavoro prezioso di quello che è molto più di un team manager, Pietro Valore. Se non ci fosse lui, mamma mia, se non ci fosse lui che guaio. E chiamo chi mi ha bacchettato, ho fatto tardi stasera, però
è un gradito ritorno. 8 anni fa ci ha tirato fuori da anni di sofferenza. Non fu una stagione facile, ma è uno che sa soffrire tanto e sa vincere. Il mister Vincenzo Maiuri. Mister, i casertani non hanno mai dimenticato il tuo amore per questa maglia, la tua sofferenza per questi colori. Hai ribadito più volte anche ai ragazzi, sia nelle mura dello spogliatoio che pubblicamente: viene prima la casertana. Beh, innanzitutto buonasera a tutti. Sì, certamente l'io nel calcio non conta niente, soprattutto in questa piazza ferita, in ginocchio. Dobbiamo mettere la casertana davanti a tutti, dobbiamo fare tutti quanti un passo indietro e privilegiare i risultati della casertana. Io sono molto contento di sentire questi cori e sono molto contento di essere qui a lavorare per la casertana, di essere tornato qui. Sono molto contento tra l'altro di lavorare con una società... Ti interrompo, mister. A noi questa musica piace tantissimo. Ecco. Mister, è una grande responsabilità. Tu la tocchi con mano ogni giorno, questa pressione positiva. È giusto che Caserta voglia vincere? Vincere non è mai facile. Ma le facciamo finire loro... Potremmo andare avanti a oltranza. Lo so che ti piacciono, mister. Io ricordo il coro dei tifosi a Foligno nella finale playoff, cantavano il tuo nome. Dobbiamo arrivare allo stesso punto, alla stessa situazione, prima però. Bisogna cantare il nome della casertana, punto e basta. Noi siamo qua per questo. Parlavi di responsabilità, non ci spaventano perché sono le cose più belle. Parliamo di uno sport dove siamo chiamati a dare tutto di noi stessi per raggiungere il nostro obiettivo. Siamo qua, sappiamo che dobbiamo prodigarci al massimo per cercare di riportare la casertana nel professionismo, ma questo non ci spaventa assolutamente. E quindi io devo dire, fare promesse è anche un po' brutto, perché poi dopo è facile magari buttare parole al vento all'inizio, no? E poi magari nascondersi dietro un dito. Io dico che in questi 12-13 giorni di lavoro mi sono trovato benissimo con la società, dove già delle persone conoscevo e altre le ho conosciute. Mi sono trovato bene con lo staff medico, dove una persona già conoscevo e gli altri sono tutti quanti nuovi. Mi sono trovato bene con il mio staff di lavoro, dove ho conosciuto due persone nuove, che sono Luciano Tarallo e Gennaro. Non vorrei dimenticare Benito, grande magazziniere. Io credo che tutto passi attraverso il lavoro di gruppo, non è solamente la squadra che scende in campo, siamo tutti noi che dobbiamo lavorare per metterli nella condizione di fare il meglio possibile. L'unica promessa che posso fare è che noi ce la metteremo tutta per essere all'altezza del blasone della casertana. Mettercela tutta vuol dire mettere il cuore oltre l'ostacolo, dare tutto noi stessi, vivere con tatuato nel cuore un unico risultato, che deve essere quello di riportare la casertana là dove merita. Grazie mister, grazie. Grazie, noi chiaramente con questo applauso lo prendiamo di buon auspicio. Adesso chiamiamo sul palco rapidamente tutte le persone che lavorano lontano dai riflettori e che sono elementi preziosi e fondamentali per la casertana.
il magazziniere Benito Gazzillo. Lo Slo Angelo Di Nuzzo. Responsabile biglietteria Valeria Biondo. I segretari Nino Selliti e Marco Caporaso. E chiamo anche Luca Colurcio, il nostro responsabile della sicurezza, che è una battaglia ogni domenica per lui. È giusto che si prenda questo applauso. Noi continuiamo. Adesso chi ha costruito questa squadra in tempi record, anche per lui è un ritorno in rosso-blu dopo l'escalation di qualche anno fa. Sa bene come si vince a Caserta e le mille insidie che si nascondono lungo il cammino. Il direttore sportivo Guglielmo Sportivo. Accardi, eh? Guglielmo Accardi, lapsus, gli è dato nome e cognome. Direttore, anche per te è un ritorno qui a Caserta. Bentornato. Sono giorni di lavoro intenso. Buonasera a tutti innanzitutto, sì, sono stati giorni intensi, però belli, perché credo che siamo riusciti insomma a mettere su qualcosa di importante nonostante le difficoltà. Voglio ringraziare qui stasera il Presidente che mi ha concesso questa opportunità e questo onore di ritornare qua dopo anni, dopo, come avete ricordato, dei successi, delle vittorie, che però non devono costituire solo un ricordo, devono essere il punto di partenza per cercare di ottenere le altre. Qual è la difficoltà più grande? Tuffarsi su una macchina in corsa, no? Non è facile, con un mercato che alla Casertana non è stato aperto. Quanto è stato difficile e quanto è difficile? Eppure vediamo tutti questi ragazzi che in allenamento mostrano tanto spirito di sacrificio, tanta voglia, le qualità sono indiscusse da parte dei ragazzi, quindi il lavoro che è stato svolto è sotto gli occhi di tutti. Quanto è stato difficile? Ma diciamo che dietro c'è un lavoro che parte da anni, in cui cerchi di farti un bagaglio di conoscenze e quindi poi dopo sai dove poter andare a cercare. Credo che non sono state scelte di ripiego, perché tanti di questi ragazzi erano già nella mente, c'era già la volontà di un giorno di poterli portare a lavorare con me, e ci sono riuscito. Quindi devo dire che le difficoltà sono state relative, ci siamo lasciati alle spalle tutto quello che poteva costituire un alibi da questo punto di vista, ci siamo messi a lavorare a testa bassa, e credo che i ragazzi che sono qui stasera sono ragazzi che sono all'altezza, saranno all'altezza. Avevo detto che qui bisognava fare un mix di giocatori che erano già stati a Caserta, perché dovevano dare il segnale, dovevano dare l'impronta di che cosa significa giocare nella casertana. Ci sono giocatori che hanno già vinto questa categoria, giocatori che hanno fatto questa categoria e conoscono il sangue insomma di questa categoria, e giocatori anche di una certa importanza, perché la loro esperienza, la loro presenza deve essere da guida ai più giovani, che con loro entusiasmo devono appunto fare in modo che il risultato poi sia il frutto di tutte queste cose insieme. Grazie direttore. E adesso, da casertano emozionato come lo sono sempre, non immagino l'emozione che un casertano come lui possa provare in questo momento. Lo avete invocato per anni, no? Volevate una persona professionale, con competenze, che conosceva la città, che fosse tifoso. Ebbene, ha riportato il sorriso nel nostro ambiente di lavoro. Ci fa correre, perché alle 7 squilla il telefono e c'è già l'agenda di lavoro quotidiana. Però noi lavoriamo di squadra, portiamo a casa un risultato. Anche questo è frutto di una sua idea, San Leucio, che poi è la sua casa. Quindi chiamo sul palco con grande soddisfazione il nostro direttore generale Giovanni Pasquariello. Siamo stati qui in questi giorni, sopralluoghi, tante idee, telefonate. Dovevamo fare qualcosa di importante, perché, come dicevo prima, direttore, bisognava partire dalla casertanità, dal legame che questa maglia ha con questa terra,
ed è il legame che tanti di noi che sono cresciuti per queste strade hanno ogni giorno, e questa identità la mettono in campo ogni giorno nel proprio lavoro, nel proprio modo di essere. Bentornato a casa. Buonasera a tutti. Io parto dalla mia San Leucio perché io abito qui, mi ritrovo con gli amici e insieme con gli amici, con i casertani, cercheremo di ripartire dopo che Caserta e la famiglia D'Agostino hanno vissuto momenti difficili, quindi cercheremo di riportare sorrisi, entusiasmo e di creare un qualcosa di importante per la nostra città. Certamente non è stato facile, i primi giorni di lavoro, adesso con oggi mi sembra che un mese che io ho avuto il piacere di rientrare grazie a Peppe D'Agostino, alla sua famiglia, e grande entusiasmo, voglia di fare, voglia di riuscire a creare qualcosa per la nostra città, e nessuno ci fermerà, nessuno ci fermerà, perché abbiamo qualche buon nemico in casa che con grande entusiasmo saluto e che ha messo a correre una città insieme col sindaco, insieme con D'Agostino. Quindi noi abbiamo tutto l'interesse a creare un patrimonio importante per la città, un patrimonio tecnico che arriva dal nostro settore giovanile, che in 20 giorni siamo riusciti a mettere su, e questo è motivo di orgoglio grazie a tutto il lavoro fatto da questi signori che mi seguono quotidianamente. Un lavoro importante continuato da Guglielmo Accardi, un lavoro e dal suo staff, da Vincenzo Maiuri, una persona splendida, che è un altro sanleuciano doc che abita qui insieme con noi, e che insieme dobbiamo riuscire a fare quello che si è fatto domenica. Vi porto un esempio: noi è un mese che si soffre il lavoro con entusiasmo. Domenica la squadra, il primo tempo, l'emozione, la voglia di fare, si sono bloccati. Il mister è stato eccezionale nel secondo tempo, nell'intervallo è stato bravo a ribaltare psicologicamente il tutto, e il secondo tempo c'è stato quel qualcosa in più che ci ha portato alla vittoria e che abbiamo conquistato con grande entusiasmo. Quindi vi prego, un grande applauso per loro, perché sono loro i protagonisti, sono loro che devono capitalizzare i sacrifici di una società, e sono loro, col nostro supporto che non faremo mai mancare in qualsiasi momento, che devono capire dove si trovano, quali sono le loro responsabilità, qual è il nostro obiettivo finale. Solo così insieme potremmo raggiungere qualcosa di importante. Un altro obiettivo importante quale deve essere? Quello scetticismo che ancora regna in città. Dovremmo essere bravi e concreti a far ritornare a questi tanti e tanti ancora tifosi che sono a casa. Il nostro obiettivo deve essere quello: riportare tutti al Pinto, riportare tutti ad essere orgogliosi del nostro rosso-blu. Questo deve essere qualcosa che solo stando insieme lo possiamo fare. Ultimo e concludo: io ho fatto un giro per la città andando a confrontarmi con tutte le istituzioni, vi posso garantire che ho trovato grande disponibilità, li ringrazio tutti, vi prego di esserci vicino, perché solo alzando l'asticella, stando insieme con noi allo stadio, possiamo tirarci dietro la città e la provincia. Grazie di tutto, un grosso in bocca al lupo, forza Casertana! Il direttore ogni giorno dice: dobbiamo alzare l'asticella, è una pressione continua. Mi aspetto che domani dica: organizziamo qualche altra cosa, alziamo l'asticella. Adesso chiamerei sul palco chi si è rimesso in gioco dopo un'estate difficile. Ha attorno a sé tutta la sua famiglia, tutti i professionisti che hanno lavorato con lui per cercare prima di difendere quello che avevamo perso in maniera non così giusta e poi cercare di salvare questo stemma, questo qui, Casertana FC, che oggi viene accompagnato da questo slogan. Ognuno di noi sale sul palco, c'è Giovanni, c'è Giuseppe, c'è, ognuno di noi ci mette la faccia.
e stasera ce la mette nuovamente, e lo chiamerei qui sul palco, il presidente Giuseppe D'Agostino. Arriva sul palco il presidente, anche perché è doveroso sentire le sue parole, e poi io ci ho annotato un asterisco qua sotto, che è un asterisco che lascia aperto a tante cose. Presidente, è stata un'estate difficilissima, ci siamo guardati in faccia tante volte, molte volte non ci riusciamo a dare una risposta, però molto, siamo qui. Molto calda. E ripartiamo. Con che spirito, presidente? Con lo spirito di sempre, anzi, forse siamo ancora più convinti, e anche perché credo che tutti sanno cosa abbiamo subito. Io ho subito un torto, ma un grande torto. Abbiamo perso una categoria non per colpa nostra, non per colpa mia, non per colpa di io, ma per colpa di altri. Che non sto qua oggi a polemizzare perché non ne vale più la pena, quindi cancelliamo tutto, azzeriamo tutto e li perdoniamo pure, attenzione, li perdoniamo pure, non fa niente. Presidente, quindi questi ragazzi hanno incarnato lo spirito che il presidente voleva, rabbia e voglia di ripartire. Domenica è il primo segnale, siamo appena all'inizio. No, beh, ringrazio lo staff, direttore, vice direttore, tutti, perché veramente abbiamo fatto qualcosa di incredibile. In 8 giorni abbiamo fatto una squadra e credo anche una bella squadra, eh. Manca ancora qualcosa, credo che domani metteremo un'altra freccia forte, dentro e ce la andremo a giocare, quindi vogliamo risalire subito, anche perché credo che stasera qualcuno ci illustrerà qualche cosa di storico, qualcuno ci dirà che è successo qualche cosa che potrà veramente cambiare la nostra storia. Noi la vogliamo cambiare, vogliamo categorie importanti e credo che ve lo meritate come tifosi. Presidente, abbiamo qualcosa, deve arrivare una busta, qui la facciamo arrivare, sì. come programmi TV, una busta, presidente. Pensavo ci fosse sola. Maria De Filippi, invece no. È una sola busta, però presidente la apriamo da solo o in compagnia? No, questa la apriamo in compagnia. E quindi l'apriamo in compagnia, ma forse capiamo da quello che fra poco ci mandano qui dietro di cosa si tratta. Se mi aiuta la regia. E mi aiutano bene, presidente. Chiamo sul palco il sindaco Carlo Marino. Carlo Marino qui sul palco. Historia.
ma questo stadio non si fa da soli. Chiamo anche ingegnere Antonio Ciuffarella sul palco. L'abbiamo visto, rivisto questo video, ma l'abbiamo voluto mostrare anche ai ragazzi, perché questa è un'altra responsabilità. Questa sarà casa nostra tra poco, perché 2 anni fa lo presentammo come un progetto. Adesso è qualcosa di più, perché nella busta, se l'apriamo la busta come nei programmi TV quelli seri, qua stiamo improvvisando, però la busta possiamo aprirla. Sindaco, che c'è dentro? Che c'è? Che c'è? È arrivato Ciuffarella, quindi dopo meno di 2 anni siamo qui e apriamo la busta. Beh, intanto buonasera a tutti. Io so quello che si aspetta da me, quindi vado direttamente alla parte operativa, alla parte seria. Allora, oggi abbiamo concluso l'iter finale per partire con l'indizione della gara per il nuovo stadio. Abbiamo approvato stamattina la determinazione conclusiva della chiusura della conferenza dei servizi. Abbiamo approvato la delibera di giunta comunale alle 14.30 in cui approvavamo il progetto definitivo, e domani mattina viene indetta la gara. E quindi questo significa che entro fine anno qualcosa al Pinto verrà giù, per poi far salire qualche altra cosa di più interessante, no? Beh, questo aspetteremo che sarà la società, chi realizzerà l'opera. Intanto il comune ha concluso l'iter amministrativo, ci abbiamo messo 2 anni, ma è stato l'iter più veloce in Italia. Ce l'hanno riconosciuto la federazione, ce l'ha riconosciuto tutte le autorità sportive. Nella procedura amministrativa e nella capacità, attraverso la legge stadio, di applicare le procedure più complesse ma nei tempi più certi, abbiamo dato anche serietà e competenza. Presidente, in brevissimo tempo si è arrivati a quella che era la conclusione di un lungo percorso che a Caserta è stato più breve del previsto. Adesso siamo a un passo veramente da vedere le ruspe al Pinto. Ma c'è tanto lavoro dietro a questa diciamo a questa finitura che abbiamo fatto, e c'è il comune, il sindaco in primis, che veramente ci ha aiutato tanto, e dire che 2 anni fa era tanto strategico di pensare che doveva fare il sindaco, io credo di no. Lui si è innamorato subito di questo progetto, ha pensato subito che poteva essere qualcosa veramente di importante, e poi il resto ce l'ha messo Ciuffarelli e i progettisti, che veramente, veramente sono 2 anni che lavorano veramente notte e giorno. Domenica l'abbiamo fatti preoccupare, abbiamo pubblicato una foto in cui in tribuna VIP c'erano tutti, mancava Ciuffarella, ma se l'ha allontanato un attimo, vi ho beccato nel momento sbagliato, ma Ciuffarella c'era, come c'è stasera. Sono passati mesi, sembrano un'eternità, perché il lavoro è stato tanto, ma è stato velocissimo. È stato velocissimo, e io penso che stasera abbiamo raggiunto un grandissimo risultato. Il progetto dello stadio della Casertana è il primo progetto così complesso in Italia, ed è il primo progetto che questa sera ha raggiunto l'approvazione finale. Adesso ci sarà il percorso del bando, si dovrà realizzare, però è stato raggiunto un grande risultato a livello nazionale. Non c'è nessun altro stadio attualmente che ha completato l'iter di approvazione, quindi è di buon auspicio per tutti, è un risultato grandissimo, insomma. Quindi bisogna fare complimenti a tutti quanti i partecipanti, perché tutti abbiamo messo tanto, e quindi abbiamo trovato l'ambiente ideale, a partire dal presidente, dall'amministrazione, da noi tutti quanti. Quindi è un grande risultato raggiunto, e quindi dobbiamo tutti insieme far crescere la squadra. Quindi sentir dire che Caserta è un ambiente ideale non è cosa consueta, perché purtroppo noi casertani non amiamo la nostra città nel modo giusto, o meglio, una parte dei casertani. Allora, poi ci sono i casertani come noi che l'amano a prescindere, perché guai a toccarcela. A Caserta si può far bene. Allora, si può fare benissimo, è una città stupenda, lo dimostra quello che abbiamo fatto. Cioè, oggi le infrastrutture sono importantissime. In Italia tutti gli stadi sono da rifare, perché sono pochissimi quelli fatti, ma con questa complessità non ce n'è nessuno. Quindi sono presentati diverse situazioni progettuali anche in città importanti, ma nessuno ancora è cantierabile.
questo posso dire che si farà la gara ed è cantierabile, quindi... Presidente, a lei la parola. Dopo tutto questo penso che resti ben poco da aggiungere, dobbiamo solamente adesso pensare solo a lavorare, bisogna che la squadra viaggi a mille, questo progetto parta nella sua versione esecutiva, ci siamo. Sì, 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 credo che il peggio sia passato, se è passata la nottata è passata e adesso si incomincia a pedalare e dobbiamo andare spediti fino al traguardo. Io direi di fare innanzitutto una foto tutti insieme, perché di buon augurio partiamo tutti insieme. Ragazzi, compattatevi attorno al presidente, al sindaco, avvicinatevi, facciamo una foto tutti, compattiamoci tutti. Poi chiedo a Maurizio Affuso di prepararsi, perché chiuderemo col nostro inno, che è di buon augurio. Il direttore generale dov'è? Non vedo il direttore generale, che era giù, si stava godendo lo spettacolo, un attimo solo. Eccolo qui, si stava godendo lo spettacolo da lontano. Metto pure io, non ci entrerò mai. Un attimo ancora, ci sono i fotografi che salgono sulle sedie, come è giusto che sia. Ok? Ripartiamo da qui. Io credo che dopo tante belle parole e tanti bei progetti a questo punto avremo bisogno restate di una... sul palco, restate tutti sul palco, ci godiamo l'inno e chiudiamo la serata. Chiamo a me anche Massimo Vecchione. Massimo, è inutile che scappi, devi stare con me perché ti devi vivere questo momento con me. Ti voglio ringraziare perché tutto questo, se non ci fossi stato tu, non sarebbe stato possibile. Massimo, com'è andata? Benissimo, è tutto merito del presidente, volevo ringraziare i tifosi che amo particolarmente e insomma ripartiamo da qui come hai detto tu, attacchiamoci alla casertanità, senso di appartenenza, ci siamo tutti e dobbiamo tornare dove ci spetta anche di più. Io ringrazio Enzo Parità che è il nostro speaker, me lo sono tirato dietro stasera, ho detto seguimi perché grazie Peppe. Chiamo Maurizio Affuso qui che non gli ho fatto dire nemmeno una parola. Maurizio, grazie sempre di esserci, perché qua viaggiamo a mille, tu mi segui, perché sai che se devo venire io da te difficilmente vengo. Ascoltiamo il nostro inno, che sia di buon augurio. Ragazzi, tocca a voi, dai ragazzi, portateci dai. In alto, sudate questa dai, maglia, insieme, dobbiamo dai. Venirne fuori. Grazie a tutti e buonasera. Di grazia, di follia, l'adrenalina in un attimo va giù, le sciarpe a collo unite ancora qua in un canto d'amore per la mia città. Ed è per te se sono qui, sono per te che canterò questa passione, i nostri guai si fondono, si squarti che sostengono la maglia che rispettare dovrai, onorare. Nessuno ci dividerà, sarò per te. Casertana! Everybody let's go, everybody let's go, everybody let's go. Everybody let's go, everybody let's go, everybody let's go. Chi vinto perda la fede non va via, qualunque sia la sua categoria. Per questa gente che non mollerà questo canto d'amore per la tua città. Ed è per te, se sono qui, sono per te che canterò questa passione, i nostri guai si fondono, si sbatti e sostengono la maglia che rispettare dovrai, onorare col cuore.
grazie, è sempre un onore. Dai ragazzi. E allora vai con la carica, grazie ancora a Maurizio Fuso. E allora signori, noi siamo nella parte finale, siamo ai saluti, quindi vi ringraziamo di essere stati qui con noi questa sera. Prima Peppe mi ha ringraziato, per me è stato un onore essere qui con la bandiera, con i colori rosso-blu che da anni ormai amo. Grazie, vi auguriamo buonanotte e concediamo la squadra con un fortissimo applauso perché loro devono riposare. In bocca al lupo per questa nuova stagione. Grazie a tutti.